Ciao, non so quanti di voi conoscono questo nome e sanno cos'è un'estensione o un add-on per un browser. Intanto il browser è quello che appunto andiamo a usare per navigare su internet, ne esistono diversi, Windows ha installato in maniera predefinita Internet Explorer. Il sistema operativo Linux invece fa uso di Firefox in maniera predefinita per navigare. Se usiamo invece un dispositivo mobile con sistema operativo Android, che è un sistema operativo ideato da Google, è facile trovare invece in maniera predefinita l'installazione di Google Chrome, che è appunto il browser sviluppato da Google, quindi ce ne sono tanti, esiste anche Opera e diversi altri. Sul Google Play Store è possibile trovarne diversi con caratteristiche di velocità o garanzia della privacy o insomma ce ne sono molte. Qual è l'utilità di avere su un computer un dispositivo, più che altro su un computer, adesso mi voglio limitare al computer, qual è l'utilità di avere magari più di un browser installato su uno stesso computer? Allora, intanto pensiamo al browser di Google Chrome, ad esempio, appunto quello sviluppato da Google. E Google nella sua politica non vuole, per quanto sia dotato di un Google Store da cui è possibile installare delle estensioni che aumentano le funzionalità del browser stesso di Google. Tra queste estensioni però devono rispettare la politica di Google, che ad esempio non vuole che vengano scaricati video da YouTube, anche perché appunto rientra nel pacchetto di YouTube Premium la possibilità del download di video. Se invece su un computer si utilizza anche Firefox o soltanto Firefox, è possibile accedere ai componenti aggiuntivi del browser e qui trovare appunto estensioni che aumentano la funzionalità del browser stesso, tra cui anche quelle che permettono ad esempio di scaricare come Flash Video Downloader video da YouTube e altri siti, oppure altre per convertire i file media audio e video in formati differenti, facendo uso magari di applicativi open source come FFmpeg che permettono appunto di convertire i formati media da un formato all'altro. È possibile ancora trovare, in base alle proprie esigenze, installare altre estensioni tipo il traduttore l'analogo del Google Translator sulla selezione, o se si fa web design o sviluppo web, è possibile installarne di altre per facilitare, diciamo, magari la ricerca di specifiche di codice della pagina. In questo caso, ad esempio, ho questa Font Face Ninja che ti permette di visualizzare il carattere, la dimensione, il colore del font per le porzioni di testo che vado a selezionare, come in questo caso. Oppure altre come questa, che in pratica permette invece di fare uno screenshot della pagina, e poi con tool come questo picker è possibile magari selezionare un punto della pagina e prelevarne il suo codice esadecimale o in formato RGB da copiare e utilizzare nel nostro codice sorgente, oltre al fatto che il browser stesso, tanto Firefox quanto Chrome quanto Internet Explorer, sono dotati anche di strumenti di analisi della pagina per sviluppatori che permettono di
accedere al debug, alla console degli errori e all'analisi della pagina stessa, come in questo caso andando a selezionare questo quadratino, aspettando che acquisisca questa colorazione blu, poi è possibile navigare nella pagina e vedere ad esempio questo tag A che sta per anchor, quindi per i collegamenti web, ha una dimensione di 36 per 20, 36 di larghezza e 15 di pixel di altezza, e selezionandolo mi viene indicato nel codice HTML il relativo codice. E quindi poi le specifiche, diciamo, CSS legate al link stesso. Quindi ci sono comunque dei tool interni al browser stesso che possono aiutare lo sviluppo. Tra questa miriade di estensioni personalizzate che un utente può installare, c'è questa in particolare che quando viene scoperta, poi diventa utile, soprattutto se ci si trova nella condizione di dover, ad esempio, scaricare da un sito, come ad esempio può essere ieri mi sono ritrovato, ad esempio, nella condizione di cercare di fare una ricerca sulla computer graphics e cercavo delle risorse che mi guidassero sull'argomento. E ho trovato un PDF, e dal PDF sono riuscito a risalire all'intero corso del docente che teneva in ambito accademico questa classe sulla computer graphics, trovando tutte le risorse del corso, e quindi era mia intenzione poterlo scaricare. Avrei dovuto quindi semplicemente, vabbè, non sono tantissime, si potrebbe semplicemente cliccare su un link alla volta e selezionare questa voce salva destinazione con nome per salvare il file. Il problema è che se per esempio invece si hanno centinaia di file, l'operazione diventa lunga e tediosa, e quindi riuscire a trovare un'alternativa che faciliti e automatizzi il passaggio è sicuramente di aiuto. E l'aiuto viene dato da questa appunto estensione che filtra la pagina scansionandone gli elementi scaricabili in qualità di immagini, testo, documenti e quant'altro, e tra l'altro multilingua, e con un clic quindi facilita insomma, l'operazione. Il problema qual è? Il problema è che con l'ultima versione di Firefox, che è arrivata a essere la versione 60, Firefox Quantum versione 60, gli sviluppatori non hanno aggiornato il codice che rende compatibile l'estensione con l'ultimo aggiornamento di Firefox, per cui in pratica l'estensione non è più installabile. Questo ha generato, diciamo, un po' di sgomento anche tra gli utenti che magari, ripeto, si sono trovati affezionati poi una volta scoperta a questa estensione, per cui sono nati topic come questo che ho letto ieri per cercare di capire quando e se era stato, aggiornato il codice per una compatibilità con la versione 60 di Firefox. E leggendo appunto allora, il perché intanto non sia stato fatto l'aggiornamento è dovuto al fatto che l'estensione nasce nello spirito dell'open source e del free, quindi è gratuita, però ovviamente lo sviluppo comporta tempo e il tempo comporta denaro, quindi per quanto sia open source, comunque gli sviluppatori chiedevano, come si legge qui, se ti piace, magari considera di fare una donazione. E purtroppo questa richiesta non è stata molto appoggiata dall'utenza, e quindi la risposta da parte degli sviluppatori è stata quella di rallentare i tempi di sviluppo. Per cui in pratica da diverso tempo, sinceramente, lo sviluppo si è fermato, rendendosi incompatibile con gli aggiornamenti invece via via sempre crescenti del browser. E tra l'altro questa estensione è una caratteristica di Firefox.
E tra l'altro appunto è stata anche una delle cause che ha condizionato gli utenti a usare Firefox stesso. Quindi in realtà per chi fa sviluppo web comunque è importante avere una panoramica delle varie possibilità di navigazione su internet con diversi browser, perché quando si realizza un sito web bisogna garantirsi che la visualizzazione sia uguale, uniforme su tutte le, non soltanto le piattaforme, quindi Windows, Linux, Mac e Android, iOS e quant'altro, ma sia anche equamente visualizzabile sui diversi browser. Ripeto, ce ne sono tantissimi. Per cui chi fa sviluppo web è importante che possa poi testare la visualizzazione del proprio codice su diversi siti per correggerlo e quindi garantire poi una usabilità e una navigazione fluida. E quindi diciamo questo è un motivo in più per cui è importante, soprattutto anche per chi fa sviluppo web, avere su uno stesso computer più versioni di uno stesso browser. Per chi invece non fa sviluppo web, l'utilità di avere più browser è quella, come dicevo prima, magari di superare i limiti di un altro. Quindi se per caso si è abituati a usare Google Chrome, però si è nell'impossibilità di, ad esempio, scaricare un video che non possiamo vedere online, perché magari ci troviamo a doverlo visualizzare in modalità offline, quindi è necessario doverlo scaricare. E in quel caso la maniera più semplice è quella di ricorrere ad un altro browser come Firefox, quindi ad una sua estensione che ci permetta di scaricare il video. Quindi da qui l'utilità di poter bypassare le problematiche e i limiti usando più applicativi. Comunque, ritornando quindi a Download Them All, ripeto, è multilingua, quindi queste sono alcune delle lingue disponibili, tra cui anche appunto l'italiano. È open source, quindi il suo codice è caricato su GitHub, quindi una sorta di social per programmatori che condividono il proprio codice in uno spazio che permette di creare un cosiddetto repository per ogni progetto, e questo è il repository per il progetto Download Them All, per cui è possibile clonare e scaricare il codice sorgente e quindi poi, seguendo le istruzioni degli sviluppatori, magari generare l'eseguibile, diciamo, che è quel file XPI che viene scaricato in realtà cliccando su questo semplice link diciamo, troviamo in questa pagina. Ora, se io provassi a scaricare, diciamo, questo link in Firefox, appunto, Firefox 60, ottengo appunto questo pulsante inibito proprio perché appunto la versione Firefox Quantum non è più compatibile, cioè non è compatibile con questa versione datata di Download Them All, che non è stata più aggiornata dai suoi sviluppatori e quindi in pratica non è più utilizzabile. La scoperta di ieri è stata quella, leggendo appunto questo topic, è che esiste in realtà un'alternativa per poter utilizzare ancora questa estensione nell'era di Firefox Quantum. L'alternativa è quella di ricorrere ad un altro browser, di cui io sinceramente non conoscevo l'esistenza, fino a ieri, e questo browser si chiama WaterFox. Quindi il progetto Waterfox è un fork di Firefox ed è anch'esso open source, gratuito, e dato che utilizza Mozilla come motore, anche se ne è distaccato da Firefox, comunque dà anche le sue garanzie di privacy durante la navigazione.
Il vantaggio rispetto a Firefox è che WaterFox mantiene una compatibilità con le estensioni di Firefox, anche quelle più vecchie, più datate, tra cui appunto Download and Mall, per cui è anche multipiattaforma, per cui è disponibile per computer desktop in ambiente Windows, Linux e Macintosh, e poi anche per dispositivi mobili Android, quindi è possibile anche ritrovarlo nel Google Play Store. Quindi powered by Mozilla, quindi il suo motore Mozilla, ma ne è comunque distaccato, is not associated with Mozilla, e quindi non è associato con Mozilla. Quindi in pratica, procedendo col download, cliccando su questo pulsante, viene in maniera automatica selezionata la versione compatibile con il sistema operativo in uso. In questo caso io sto utilizzando Linux 64 bit, quindi mi verrà in maniera automatica selezionato il download della versione 64 bit per Linux, e attendendo un attimo il download. Ad aggiornare la pagina. Ok. In realtà questo, almeno in ambito Linux, questo eseguibile non è installabile come gli altri programmi, ma in realtà è come se fosse una versione portable del programma, per cui basta semplicemente estrarre questo archivio in una qualunque location, quindi in questo caso la sto salvando sul desktop, ma la posso tagliare e incollare ad esempio in una cartella, poi estraendola mi verrà quindi generata una cartella che ha in sé direttamente il programma compilato e funzionante. Quindi basterà poi in quel caso creare un link al suo eseguibile per renderlo già attivo e funzionante. E quindi una volta attivo poi lo si potrà quindi utilizzare come ulteriore browser. In questo caso alternativo a Firefox sotto in Linux, ma ripeto è disponibile anche per Windows, per Macintosh e quant'altro, e quindi poi navigando da WaterFox sulla pagina dell'estensione di Download and Mall, è possibile poi procedere con la sua installazione e quindi con la sua utilizzazione in pagine come questa, ad esempio. Quindi adesso attendo che venga estratta l'archivio. Sono 90 mega, quindi bisogna attendere un secondo. Ora, qui vedo scritto English US, quindi l'eseguibile diciamo è nella versione inglese. In realtà andando poi nelle impostazioni del programma si dovrebbe poter selezionare la lingua di sistema, quindi questo poi è l'eseguibile, e vado subito a creare un suo lanciatore per rendere più facile il suo avvio. Quindi per quanto riguarda Linux creo il quindi lo chiamo do scelgo come nome WaterFox, appunto. Come comando vado a selezionare il percorso della WaterFox, apri. Poi vado a scegliere l'icona da associare al mio lanciatore.
E nel caso di Waterfox, le icone si trovano nel percorso Browser Icons, Mozilla Icons, questo qui. Quindi in pratica attendendo che esca la schermata di selezione dell'icona, scelgo file per immagine e quindi vado nel percorso programmi Waterfox browser icons Mozilla icons, ok, e basta. Quindi poi creo il lanciatore, il mio lanciatore, e nel mio caso ho l'abitudine di avere il desktop pulito, quindi lo taglio, e gli eseguibili in ambito Linux sono tutti, diciamo, localizzati, o meglio, i collegamenti agli eseguibili in un percorso nascosto, per cui va visualizzata il percorso di file nascosti, e quindi c'è da andare nella percorso local share application, e qui va incollato il nostro lanciatore creato sul desktop, questo qui Waterfox, che al momento non mostra l'icona perché non è stato reso eseguibile, per cui basterebbe poi andare a eseguire in un terminale, rendere semplicemente basta cliccare due volte e quindi selezionare la voce rendere eseguibile per visualizzare anche la sua icona. E in questo caso mi dovrebbe essere lanciato. Ok, la lingua di interfaccia, ripeto, è in inglese, però dalle impostazioni si dovrebbe poter scegliere appunto la lingua. Poi importo dunque il profilo da Firefox. Quindi mi va a copiare i segnalibri, le password e quant'altro, e anche le stesse estensioni di Firefox. Poi finish. In teoria mi dovrebbe poi aprire l'interfaccia utente. Ora vado un attimo a controllare se il PSAX Waterfox è attivo, quindi in realtà dovrebbe essere stato lanciato. Eccolo, infatti. Ok, quindi sta caricando tutte le estensioni che io avevo sotto Firefox, le ha in pratica riscaricate e reinstallate in ambito Waterfox. Ora mi sta ridirezionando verso la sua pagina di welcome. Come dicevo, se prima sotto Firefox non era possibile installare l'estensione, per cui avevo questo pulsante inibito, andando invece adesso a copiare l'indirizzo e a visitare la stessa pagina in Waterfox. Ok. Questo lo posso anche chiudere. In questo caso invece il pulsante mi risulta attivo e quindi è possibile procedere con l'installazione dell'estensione stessa. Quindi cliccando ne esegue il download e poi si procede con la sua aggiunta e mi dice appunto di cliccare sulle componenti aggiuntivi per renderla visualizzabile. Quindi basta andare qui, Add-ons, quindi sono i componenti aggiuntivi, e
anzi, per poterla rendere visualizzabile bisogna andare in customize, quindi in personalizza questo lo chiudo e vado quindi a trascinare la sua icona qui, rilascio, poi exit. Anzi, è possibile anche magari personalizzare la, diciamo, la disposizione delle icone trascinando con un drag and drop, quindi si prende l'icona, la si trascina e poi vabbè, ognuno se le posiziona come meglio desidera. E dopodiché si va nel pannello, ripeto, delle add-ons per arrivare alla voce delle estensioni per ritrovare le estensioni, appunto, e quindi andare nelle preferenze. Prima di questo, vediamo un attimo di controllare le opzioni di WaterFox stesso per vedere di cambiare la lingua dell'interfaccia, quindi andando in preferenze. Qui dice Enable Multiprocess WaterFox, quindi ok, Always Check, ok, se mi controlla sempre se il browser di predefinito. Mi chiede cosa visualizzare quando apro WaterFox, quindi mi è possibile selezionare diverse voci. Qui visualizzo la mia home page e quindi posso mettere il percorso della mia home page https://www.google.org. No, quindi http://www.google.it. Questa è la mia home che voglio quando mi parte appunto il browser. Ecco, qui è possibile invece selezionare la lingua di interfaccia di WaterFox stesso, quindi vado a selezionare nel mio caso l'italiano e dunque Italia, e poi mi chiede di riavviare WaterFox per vedere appunto applicati i cambiamenti, quindi vado a chiudere l'applicazione, quindi chiudo. Questo qua lo posso anche invece minimizzare e quindi vado a riaprire ora sì, diciamo io ho utilizzato per aprire il programma GNOME Duo è una, diciamo, un tool di GNOME che però è installabile anche in ambiente XFCE, che è quello che sto utilizzando io per Linux, e qui è possibile con questo tool molto pratico, è possibile appunto intanto selezionare la sua esecuzione all'avvio del sistema, e poi è possibile scegliere una scorciatoia di tastiera con cui avviare quella finestrella che avete visto prima. Ho scelto il super sta per il tasto Windows e space appunto lo spazio, quindi la combinazione del tasto Windows con lo spazio mi genera la combinazione che mi lancia quella finestrella da cui è possibile avviare qualunque programma del sistema operativo. Poi è possibile anche scegliere varie, diciamo, variare la sua grafica cambiando anche il colore di sfondo e il grado di opacità di trasparenza della finestra stessa. Se mostrare l'ombra sotto la finestra e se animare quindi il tutto. Quindi facendo adesso Windows più spazio mi compare quindi questa finestrella, e poi digitando il nome dell'applicazione, ad esempio Firefox, digitando la semplice F, mi ha subito richiamato l'icona di Firefox, e quindi premendo Enter mi avvierebbe Firefox, oppure cancellando faccio WaterFox, digitato soltanto W, e lui mi ha richiamato la
l'icona di, quindi del lanciatore di WaterFox. Ecco, l'utilità di crearsi un lanciatore e di spostarlo in quel percorso User Share Applications per poterlo richiamare appunto così facilmente con GNOME 2, ma anche per poterlo poi ritrovare nell'elenco dei programmi qui, quindi andando su WaterFox me lo ritrovo qui nell'elenco dei programmi. Quindi l'utilità di aver trasferito la mia icona creata sul desktop in questo percorso mi permette appunto poi di avere queste scorciatoie che favoriscono, diciamo, la navigazione dell'utente. Quindi questa è diciamo, l'icona di quella estensione che, ripeto, sotto Firefox non è compatibile, però è possibile invece utilizzarla utilizzando questo fork di Firefox che si chiama appunto WaterFox. Per cui adesso, andando a visitare questa pagina desiderata, quindi Ctrl V per copiare l'indirizzo precedente, quindi in pratica ho l'elenco appunto dei file e quindi, ripeto, avrei dovuto, per poterli scaricare tutti, avrei dovuto semplicemente cliccare su ciascun link, quindi salva l'estensione con nome. Intanto vedete come l'interfaccia adesso è in italiano perché avevo selezionato, quindi andiamo magari a completare le preferenze di WaterFox stesso. Quindi salvo il percorso in download, ma chiedi anche dove salvare ogni file, magari scorri le schede col Ctrl Tab. Porto in primo piano le schede, utilizza impostazioni predefinite, ok, ricerca, come motore di ricerca io inserisco Google come motore, poi sono suggeriti altri motori di ricerca, Ecosia è quel motore su cui avevo fatto anche un post sulla pagina di Ita. È un motore in pratica che propone l'iniziativa ecologica di piantare un albero per ogni ricerca fatta con questo motore stesso. In pratica loro utilizzano in pratica in parte i dati che vengono raccolti dalle nostre ricerche e qui sta dietro anche un discorso un po' di privacy, e questi dati poi vengono però utilizzati per ovviamente venduti e quindi utilizzati per avere un guadagno da cui si promuove il rimboschimento del nostro pianeta. Quindi se noi andiamo Ecosia Project, quindi l'iniziativa è veramente bella, e diciamo l'unico enigma è legato un po' a tutto il discorso sulla privacy, da cui adesso appunto anche l'Unione Europea ha creato quel regolamento europeo sul GDPR, quindi il nuovo regolamento europeo sulla privacy, per cui è importante capire anche, e sinceramente non ho approfondito il motore, questo, diciamo, quale tipologia di dato viene raccolto, come lo stesso progetto riesca ad avere un guadagno da questi dati, quali dati, ripeto, vengono raccolti e quant'altro. Però è importante sapere e tenere presente che quando si naviga su internet magari viene intanto si parla di una ricerca, quindi non si parla in realtà dei dati che vengono inseriti sulla pagina ad esempio della nostra banca o magari del nostro
gestore di posta, per cui si parla soltanto di un motore di ricerca, per cui in realtà il dato in sé è, però è curioso in effetti capire come si guadagna, quindi andrebbe soltanto letto e investigata questa pagina, questo progetto che comunque come proposito è davvero molto interessante. Comunque, a parte questo, quindi in realtà uno potrebbe anche selezionare Ecosia come motore di ricerca. Ok, poi andando in contenuti, vabbè, qui si vari font, applicazioni, ad esempio i URL dell'email con quale applicativo vengono diciamo aperti, e io utilizzo in genere Gmail dato che è il mio gestore di posta. Per la privacy, sì, in genere creo delle impostazioni personalizzate, per cui evito il salvataggio della cronologia, delle ricerche nei mobili, accetto i cookie perché comunque i cookie sono importanti per la navigabilità di un sito web, accetto ma li conservo fino alla chiusura di Firefox e poi cancello la chiusura vabbè, Firefox si chiama in realtà Waterfox, e qui c'è da impostare cosa cancellare, quindi cronologia di navigazione download, accessi effettuati, modulo ricerche, cookie, cache, dati non linea dei siti web, ok. E poi per quanto riguarda la sicurezza, è possibile, questa è una cosa importante, è possibile scegliere una password per con cui andare a proteggere diciamo, l'accesso alle nostre password salvate, per cui diciamo non sono non è possibile accedere alle se si seleziona sempre se si seleziona questa password principale. Non è possibile accedere direttamente all'elenco delle password salvate, ma è necessario inserire una password principale che tutela tutte le altre password salvate. Quindi questa è una cosa interessante che ad esempio Chrome prima non aveva, adesso forse lo ha inserito, ora sinceramente non ricordo se, però il primo a inserire questa funzione è stato proprio Firefox, che ha sempre avuto come tutela la garanzia della privacy e della sicurezza nella navigazione. Qui andando a creare un account sync, cosa che è consigliata, è possibile selezionare poi gli elementi che si desidera diciamo sincronizzare sui diversi dispositivi che utilizzano lo stesso browser, in questo caso Waterfox, ma lo stesso succede anche per Firefox, per cui se io utilizzo Waterfox o Firefox anche sul mio dispositivo mobile, creandomi un account sync e quindi attivandolo, è possibile poi scegliere le voci da voler sincronizzare, in particolare magari non tanto gli accessi, non tanto le schede, non tanto la cronologia perché tanto io la vado a ripulire quando chiudo Firefox, ma ad esempio componenti aggiuntivi, preferenze e segnalibri possono essere interessanti da avere su tutti i miei dispositivi, sia mobili che sul computer desktop. E poi nelle avanzate andare dunque aggiornamenti e aggiornamenti in maniera automatica, ok, certificato chiedi ogni volta, seleziona uno automaticamente, ok, stop. Quindi così si sono impostate completate le impostazioni del nostro browser, in questo caso Waterfox. Ritornando invece alla schermata dei componenti aggiuntivi, quindi questo lo posso chiudere, vado a selezionare quello di Download them all, quindi nelle sue preferenze. Questa operazione va fatta soltanto la prima volta e ripeto, come vedete, avendo per quanto abbia installato l'eseguibile inglese, avendo poi selezionato la lingua di interfaccia dell'utente impostandolo sull'italiano, anche le stesse estensioni per
presentano la lingua italiana, proprio perché l'estensione stessa è in sé multilingua. Quindi adesso è possibile poi andare a configurare questa estensione prima di procedere al suo utilizzo. Quindi qua mi chiede quando esiste già un file con lo stesso nome, cosa fare. In genere lo imposto su una rinomina automatica perché se ho centinaia di file, sinceramente dovrei stare a rispondere ogni volta cosa fare, diciamo, mi comunque renderebbe e allungherebbe il percorso senza renderlo realmente troppo automatico, per cui invece una semplice rinomina automatica mi permette di avere al massimo dei doppioni di uno stesso file, ma no, mi garantisce ad esempio che se selezionassi sovrascrittura magari avrei due file differenti ma con lo stesso nome mi andrebbero sovrascritti e in realtà andrei a perdere il file precedente. Quindi invece con la rinomina mi garantisco di avere due file che al massimo sono uguali, ma oppure possono essere due file differenti che di contenuto differente ma che presentavano lo stesso nome. Quindi in genere lo imposto su rinomina. Quando i download sono completati, cosa succede? Non avvisarmi, oppure utilizza le notifiche del desktop oppure le finestre di avvertimento del browser. Quindi inserisco questo. Riproduce un suono in caso di errore, riproduce un suono quando tutti i download sono completati. Chiudi download quando l'interfaccia dell'estensione quando i download sono completati. Registra ed elenca anche i video flash, quindi in pratica mi va a fare un check, una scansione anche dei video in formato SVF, formato flash. Interfaccia mi chiede se avviarlo ad icona, io invece preferisco che mi venga visualizzata la finestra del programma in sé. In genere scelgo anche la visualizzazione del menu compatto alla pressione del tasto destro del mouse. Mi chiede se qui ci sono altre opzioni riguardo però il menu in strumenti. Il menu strumenti di WaterFox si visualizza premendo il tasto Alt. Quindi andando poi in strumenti, qui ho questa voce di download them all e qui da questa voce, da preferenze dell'estensione, posso scegliere se nasconderlo o meno. Se lo vado a nascondere, premendo quindi Alt e andando in strumenti, non ce l'ho più. Quindi in pratica queste sono semplici preferenze appunto che non vanno a incidere sulla funzionalità dell'estensione stessa e quindi uno le imposta secondo le proprie preferenze. Invece magari queste possono andare ad agire sulla performance, quindi se le imposto su al massimo i download concorrenti perché se si ha comunque una buona connessione web e avere più download simultanei e accelera il processo del download. Poi nel caso c'è nuovi tentativi automatici vengono ripetuti ogni, in questo caso 5 minuti, abbasso il tempo a 1 minuto. Menu discesa, voci da mantenere, lo lascio a 5, filtri, lascio tutto come sta, pianificazione, non effetto pianificazione, avanzate, abbiamo 3 tab, 3 schede, file, varie, controllo avanzato del download. Numero segmenti per download l'ho posto a 10, quindi al massimo. Tempo scaduto dopo ogni tempo lascio così. Varie, cioè ordine di avvio del download veloce come in coda, quindi conferma la rimozione del download. Ok, file. È possibile salvare i file temporanei in una cartella temporanea di nostra scelta, selezionando l'apposito percorso, ma in questo caso io, diciamo, vado a deselezionare questa voce e poi mi dice permessi di file, i membri del gruppo possono leggere e scrivere chiunque, diciamo che possono anche selezionare queste voci. Chiudi. Ok, quindi completata la configurazione dell'estensione, finalmente posso visitare la mia pagina di cui ad esempio desidero
scaricare tutti questi file e ripeto, anziché dover per ogni singolo file dover cliccare su salva destinazione con nome, posso andare a trovare, cliccare su questa voce nel menu tasto destro come impostato nelle preferenze della mia estensione, quindi cliccare qui e mi viene quindi visualizzata questa pagina, questa paginata, dove risulta l'esito di uno screening della pagina e quindi con una lista di tutti i file potenzialmente scaricabili, quindi è impossibile mettere o il download di tutti i file, o essendo io interessato soltanto ai PDF e non alla pagina web in sé, quindi posso o andare singolarmente a selezionare i file col mio mouse, oppure appunto posso andare ad applicare dei filtri, come in questo caso PDF, mi va ad applicare tutti i PDF, però noto ad esempio che c'è un file in PowerPoint, PPT, che non è stato selezionato, per cui anche in questo caso o lo vado a selezionare manualmente, oppure posso usare una selezione, un filtraggio veloce, in modalità testuale, andando a indicare le estensioni del file che io voglio scaricare, quindi a me interessano i PDF, e quindi mi ha selezionato automaticamente tutti i PDF, e poi mi interessa anche questo i PowerPoint, quindi PPT, e quindi mi ha selezionato anche i PPT. Quindi in pratica, andando a ricontrollare, ho tutti i file che mi interessano selezionati, quindi a questo punto devo soltanto scegliere il percorso del download, quindi ad esempio io avevo indicato nelle preferenze download come cartella predefinita, in questo caso magari vado sul desktop e questo ad esempio era un corso di computer graphics, quindi mi creo la cartella computer graphics, quindi ho selezionato quindi il percorso del mio download. Ho selezionato quindi tramite questo filtraggio veloce i file che mi voglio scaricare e a questo punto devo soltanto cliccare su avvia. Quindi lui in maniera automatica mi va a scaricare 10 file alla volta, cioè segmenti appena scaricati i primi 10. Procede con il download dei successivi 10, perché io nelle impostazioni mie avevo impostato il download di 10 file per volta, e quindi diciamo che in questa maniera il processo, al di là di questa configurazione iniziale che comunque va fatta una sola volta in fase di installazione, però una volta poi fatta e completata in maniera dovuta la configurazione secondo le proprie esigenze, poi l'utilità dell'estensione in sé è davvero notevole, perché accelera notevolmente i tempi di download per lo stesso protocollo utilizzato di download, che è molto rapido. Quindi poi, attendendo il completamento degli stessi, la notifica avviene come ho impostato tramite un segnale sonoro. E poi mi verrà proposta l'apertura del file del percorso finale di download. Quindi adesso magari completo un secondo. In questa maniera si riesce quindi a bypassare questo limite attuale della ultima versione di Firefox Quantum. E di questo quindi non volontà dei suoi sviluppatori di aggiornare l'estensione all'ultima versione appunto di Firefox. Giustamente per un discorso di sensibilità dell'utenza a creare comunque anche partecipare a delle donazioni per sostenere lo sviluppo stesso dell'applicazione, che è davvero utile. Quindi comunque supporto il loro impegno, ed è bene supportare il loro impegno con una donazione che comunque è minima, e comunque ripeto, esiste attualmente questa alternativa.
il codice dell'estensione è reso, è open source, quindi come tale, ripeto, lo possiamo trovare su GitHub. E ecco, quindi il download è stato completato e mi chiede se voglio aprire la cartella, quindi sì, mi si apre e qui mi ritrovo quindi scaricati tutti i file. Quindi l'utilità è che il processo viene automatizzato e quindi uno può procedere col fare altro e si accelerano sicuramente i tempi. Come dicevo, da GitHub è possibile scaricare il codice sorgente e poi seguendo le istruzioni qui dice per creare l'eseguibile da installare in Firefox. Attualmente no, ma in Waterfox sì, è necessario vedere le istruzioni riportate in questo file in Python, makepy, questo qui. Quindi in pratica qui sono riportate le istruzioni per procedere con il autobuild l'XPI file, quindi il file XPI. E quindi niente, c'è da eseguire da compilare, diciamo, questo eseguibile, c'è da lanciare, quindi intanto c'è da installare Python sul proprio computer e poi da lanciare questo script per procedere con la compilazione del file XPI che poi va installato in Waterfox o tramite questa voce, quindi installa componenti aggiuntivi da file. Quindi se io avessi a disposizione il mio file XPI lo andrei quindi a selezionare, apri e in quel caso andrei quindi a ottenere la mia estensione personalmente compilata dal sorgente scaricato da GitHub. E niente, con questo è tutto, è una cosa utile, spero che vi sia sembrato, cioè vi sia piaciuto questa novità, è comunque una bella soluzione a un problema che insomma da diverso tempo interessava Firefox. Ok. Saluti.